Un banco di prova per l'applicazione della legge 40. Questo rappresenta, secondo l'Associazione Giuristi per la Vita, il parere che la Corte Costituzionale, sollecitata dal Tribunale di Firenze, dovrà esprimere circa il caso di una coppia che, contro quanto prevede la normativa, ha chiesto la revoca del consenso all'impianto di 9 embrioni soprannumerari malati, creati nell'ambito di un procedimento di fecondazione assistita e l'utilizzo di questi per attività scientifica o di ricerca. Il presidente dei Giuristi per la Vita, Gianfranco Amato. Ci troviamo di fronte all'ennesimo tentativo di assalto per via giudiziaria della legge 40. In questo caso si tratta dell'articolo 13, il quale prevede un divieto assoluto di qualunque tipo di ricerca clinica o sperimentale sull'embrione che non risulti finalizzato alla tutela dello stesso embrione, e l'articolo 6 che vieta la revoca del consenso all'impianto dopo la fecondazione dell'ovulo. Cioè, una volta avviata la fecondazione, il procedimento di fecondazione, non si può revocare il consenso all'impianto. Certo, certo. Questi sono due capisaldi della legge 40 che hanno fatto sì che ci fosse stata la mobilitazione durante la campagna referendaria. Diceva, si tratta dell'ennesimo assalto per via giudiziaria ai divieti posti dalla legge 40. In questo caso però non si sta parlando in termini ipotetici, infatti per la prima volta gli embrioni sono già tutti vivi e quindi per legge, non importa se malati o no, soggetti di diritti al pari dei genitori. Esattamente, questo è il punto fondamentale. È la prima volta che si è di fronte a una controversia legale su questa delicata materia dopo la produzione degli embrioni e, come si è detto, appunto, quando sono già in vita, perché in tutte le cause precedentemente instaurate sia la domanda che la contestazione sotto vari profili della legittimità costituzionale della legge 40 erano state sempre proposte da coppie che non avevano ancora prodotto gli embrioni o che chiedevano di produrle in numero superiore a quello previsto, oppure che chiedevano di ricorrere alle tecniche di fecondazione eterologa, anche queste vietate dalla legge. Ecco, e proprio perché la legge 40 tutela il concepito come un soggetto di diritto e non appunto un grumo di cellule, voi avete chiesto la nomina di un curatore speciale che possa difendere questo diritto. Certo, già che siamo di fronte a un evidente conflitto di interesse fra il genitore e il concepito, perché la sperimentazione implica la soppressione dell'embrione, è chiaro che ci troviamo di fronte appunto a uno di questi casi di conflitto che normalmente la legge regola attraverso la possibilità di nomina di un curatore speciale. Chiediamo che quindi qualcuno rappresenti l'embrione in questo procedimento, anche per garantire il principio dell'articolo 111 della Costituzione, il quale impone che ogni processo si deve svolgere nel contraddittorio tra le parti. Come ricordavamo, la legge 40 dispone che i diritti di tutti i soggetti debbano essere assicurati, a cominciare appunto dal concepito. A prescindere dallo stato di salute dell'embrione, nel senso sia esso malato o sano. Non c'è dubbio, la legge 40 non fa distinzione. Davvero allora prevarrebbe la logica dello scarto, questa sarebbe un'aberrazione. Qualora la vostra richiesta non venisse accolta? Già che noi non siamo una parte costituita in questo procedimento, la nostra è un appello, un suggerimento, un sollecito. Il Presidente ha quattro possibilità: può accogliere l'istanza, quindi nominare un curatore speciale, noi abbiamo indicato nella persona del professor Pino Noia, può respingere l'istanza, in questo caso motiverebbe perché, potrebbe anche teoricamente non rispondere, o potrebbe anche utilizzare una soluzione un po', diremmo, pilatesca attraverso una decisione di carattere formale, procedurale.